terribile videocassetta uccide le persone dopo 7 giorni. Forze aliene minacciano il mondo. E chi è questa Cindy Campbell? Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Ci facciamo un bel pranzetto? Signore, penso che lei debba apparire in TV e convincere la popolazione che non esistono assolutamente gli UFO. Non mi innervosisca con questo cazzo di spelling. Alieni, signore, che non esistono assolutamente gli UFO. Per me esistono. Come, signore? Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico. Potrebbe essere stato recuperato un cadavere. Potrebbe essere? Beh, c'è stato uno spiacevole equivoco. Era il giorno del ringraziamento e il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di Stato. Poi non l'ho più rivisto. No, cancella. Ci hanno fatto dei panini il giorno dopo. Signor Presidente, mi ascolti attentamente. Agente Thompson! Si allontani da quella finestra! Perché? Sono rimasto di nuovo in mutande? No, signore. È che da quando hanno divulgato la notizia sugli alieni, c'è qualcosa che non mi convince. La capisco. Sono convinto che quando c'è qualcosa che non la convince, non la convince. Mi ha convinto. Che cos'è? Una vecchia canzone di Tupac, signore. All eyes on me. Ehi, questa sì che è roba che spacca. Grazie, signore. Gliene sono grato. È sicuro che non si possa evitare una cerimonia di premiazione in un momento come questo? No, signore. Tutto deve apparire normale, come al solito. La nazione, sebbene non ancora nel panico, è profondamente turbata. Giusto. Vediamo di riuscire a mantenere la rotta lasciando tutti solo profondamente turbati. Niente panico. Pochissimi presidenti hanno dovuto affrontare una crisi come questa. Mi chiedo cosa avrebbe fatto il presidente Ford. Beh, qui ci vuole polso. Polso e piede freddo. Grazie a tutti voi e benvenuti alla Casa Bianca. Il premio Madre Teresa viene assegnato a coloro che hanno superato gravi handicap e menomazioni per aiutare gli altri nella propria comunità. I giovani, i vecchi, i bianchi e i neri e i nostri amici indiani. Ehi, come va? Come va? Ehi, come va? Ehi, come va? Ah, bene. È pertanto un onore per me premiare ciascuno di voi con questo simbolo di merito. La sala è sicura, presidente. Ne siamo convinti? Signore? Stavo pensando, Thompson. E se per caso gli alieni potessero impossessarsi dei corpi umani? Apparirebbero come noi, o quasi. Non ci avevo pensato, signore. Dobbiamo stare attenti a qualunque segno sospetto. Potrebbero essere dovunque. Perfino... qui dentro. Non ci accorgeremmo nemmeno dell'inizio dell'attacco. È spaventoso, signore. Non vada in paranoia. Ora ci spostiamo lentamente verso l'uscita. Finalmente ci incontriamo, signor presidente. È iniziato, lo sapevo. Non mi prenderete mai vivo. Oh, mi sta strapazzando il cervello. L'aspetto io. Non ci provare finché ci sono io. No. Ottimo lavoro, signore. Gesù bambino, quelli piccoli hanno i denti di metallo. I bambini di Jerry un cazzo. Signor Presidente! Signor Presidente, ma è completamente ammattito! No, sono una volpe! Dobbiamo parlare con l'unica persona che aveva previsto questo disastro, Cindy Campbell! Lei sa come sconfiggere gli alieni, questi schifosi! Va via, orrenda creatura! Vattene dal mio pianeta! Signor Presidente, va tutto bene! Le uscite sono bloccate! Ne apro una, signore! Fate largo! Da questa parte, signore! Dio, quanto è eccitante! Lei è eccitato? Sentisse i miei capezzoli! Scusate, mi pareva di aver spinto il freno. Non dobbiamo passare per l'assicurazione, vero? Signor Presidente, che cosa fa qui? Sto cercando Cindy Campbell. Lei ha la chiave per sconfiggere gli alieni. Ah, benone, l'aeronautica militare è arrivata con i nuovi aerei circolari. Signore, non abbiamo aerei circolari. A terra! Non credo alle mie fosche pupille. Questi uomini sono morti per il paese. Mandi dei fiori alle loro puttanelle. Una bambina aveva una paperella, le dava da mangiare curando proprio quella, la sua ciccia bella. Ma un giorno Ciccia uscì lasciando sola la poverella. Ella, correndo verso l'acqua bella, volò dalla stanza in un lago piena di speranza. Signor Presidente, abbiamo appena ricevuto la notizia che il pianeta è stato attaccato dagli alieni. Ok. La fortuna arriverà. Signore, hanno già raso al suolo alcune nostre città. Se non facciamo nulla, ci uccideranno tutti.
Ho capito. Poi ci pensiamo. Sono intrippato con la paperella. Voglio sapere come va a finire. Signore, ogni momento che passa centinaia di persone moriranno. Tutti dobbiamo morire prima o poi. Ma questa paperella può ancora vincere la sua battaglia. La conosco già questa storia, signor presidente. La paperella muore. Oh mio Dio! Ma è orribile! Signor presidente, gli alieni, abbiamo subito un attacco. Vuol dire che i genitori di questi bambini potrebbero essere morti? Adesso passiamo a un'altra storia. Rape stronzolo. Raperonzolo, signora. Dobbiamo tornare alla Casa Bianca. Io i bambini non li capisco. Mi ricordi di firmare la legge sull'aborto? Sì, signora. Allora, fammi capire meglio. La bambina ha abbracciato la paperella, che poi è morta. Signor presidente, la nazione è sotto attacco. Passami la processione civile. Vuol dire la protezione civile. Signore, questa donna è una testimone oculare degli attacchi. Cosa può dirci? Sono indistruttibili. Hanno bruciato i vestiti addosso alle persone. C'era gente nuda dappertutto. Lei era nuda? No. Grazie al cielo, finalmente è una buona notizia. Le compri un ricordino. A poche ore dal devastante attacco alieno, i capi di governo del pianeta Terra si sono incontrati all'ONU. In questo momento così buio per l'umanità, il mondo intero si è affidato alla saggezza e alla guida illuminata del Presidente degli Stati Uniti. Signore e signori, il Presidente degli Stati Uniti. Fagli vedere chi sei. Pedro. Deve parlare lei, signore. Eh? Oh, sì, sì, certo. Harper! Signore? Santo Dio, questi signori sono tutti nudi! Ma non vi vergognate, non avete un po' di decenza? Signore, è nudo anche lei. Davvero? Non è un cappotto di pelle raggrinzita? Signore? Non sono bottoni questi. No! Ho tirato su e giù questo coso come una zip, ma... Signor Presidente, la prego. Riacco la paperella.